situazione della situazione di oggi. Forse ci vuole dire qualcosa sulle sue esperienze all'ultimo vertice, forse anche sulla situazione del governo e dell'economia. La chiederei di fare prima delle sue valutazioni e dopo ci vuole forse rispondere sulle domande dei colleghi che sono oggi in gran numero, poi in un'altra sala, poi in un'altra sala laggiù, poi pure anche in Eurovisione c'è questa trasmissione della sua conferenza oggi. Allora, Presidente, Presidente, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti voi. Abbiamo scelto di condividere con voi questo appuntamento che è l'anniversario numero 2 del governo. Siamo esattamente a metà. La legislatura terminerà nel febbraio del 2018, il governo è partito nel febbraio del 2014, quindi siamo esattamente a metà. Il giudizio che ciascuno di voi può dare naturalmente dell'azione del governo è vario e variegato, ma il vero giudizio per noi lo daranno gli elettori nel febbraio del 2018. Quello che è certo è che in 2 anni molte delle iniziative che il governo aveva scelto di realizzare stanno andando avanti. Siamo partiti, l'Italia aveva il segno meno davanti, meno PIL, e oggi ha il segno più, ancora non sufficiente. L'Italia aveva il segno meno sull'occupazione, adesso ha il segno più, ancora non sufficiente. C'era una legge elettorale bloccata, un deputato faceva lo sciopero della fame, adesso c'è una legge elettorale che è approvata, come pure la riforma della scuola, della pubblica amministrazione. Non è ancora chiusa la partita della riforma costituzionale, ma è la prima volta in Occidente che un Parlamento vota per la sua abolizione, o meglio per il suo superamento. Mai visto dei senatori o dei membri del Parlamento che decidono di spontaneamente di abolire la carica nella quale al momento servono, e dunque di conseguenza servono all'inglese, cioè nel senso che prestano servizio. Di conseguenza il quadro è un quadro di un'Italia che non è più il problema d'Europa. Quando io ho iniziato questo lavoro in tanti dicevano Italia e Grecia sono i problemi d'Europa. L'Italia c'è, è forte, è solida, ha molte cose però ancora da fare, quindi io ho la stessa fame del primo giorno, ho voglia di continuare il lavoro, la giustizia, la pubblica amministrazione, il proseguimento dell'investimento sulla ricerca. Tra qualche ora sarò andrò in Abruzzo, prima al Gran Sasso, in uno dei centri di ricerca più importanti di questo paese, e poi in una piccola e media azienda che ha fatto diverse assunzioni col Jobs Act. Se voi pensate che ci sono 764.000 posti di lavoro in un anno a tempo indeterminato, capite che per l'Italia il Jobs Act è stato forse la riforma più impattante. Detto questo, naturalmente possiamo discutere a lungo di ciò che sta avvenendo in Italia. Il dato di fatto indubitabile e oggettivo è che mai in nessun paese in Europa tante riforme sono state fatte in un così breve tempo. E tuttavia noi siamo ancora molto affamati di cambiamento, perché l'Italia ha bisogno di questo cambiamento, perché ancora troppe persone sono disoccupate, ancora troppe persone chiedono all'Italia di rimettersi in moto, ancora troppi sono i problemi che ci sono davanti a noi. Ma il dato di fatto oggettivo è che ciò che sembrava impossibile, il cambiamento in Italia, è realtà. Rispetto alle altre domande su come è andato il vertice europeo e tutto il resto, magari possiamo approfondire dopo. Credo che l'Europa sia un bivio: o l'Europa cambia, e quando dico l'Europa cambia vuol dire cambia politica economica, cambia approccio sull'immigrazione, cambia gestione della idea stessa di comunità, oppure l'Europa rischia di vanificare la più grande operazione
di costruzione di un'istituzione politica mai fatta, perché l'Europa è questo, se ci pensate l'Europa è una cosa enorme, la storia scriverà del processo di integrazione europea in modo straordinariamente entusiasmante, popoli che si facevano la guerra che stanno insieme, ma l'Europa com'è adesso non funziona e io ne sono assolutamente certo. L'Italia lavora per questo, non per ottenere qualche briciola di compensazione. L'Italia lavora per ricostruire un ideale europeo, in questo senso credo che il simbolo sia l'operazione che vogliamo fare a Ventotene, oltre che al documento che oggi pomeriggio il ministro Padoan presenterà di contenuti economici, al progetto di servizio civile europeo che presenteremo prima del 18 di marzo, al progetto delle primarie per la scelta del candidato di ogni singolo partito europeo, che credo sia un modo per dare potere ai cittadini. Potremmo stare molto a lungo a discutere nel merito, io dico soltanto, e ho finito, fare il primo ministro in Italia non è facile, perché è un paese che ha un passato strepitoso, eppure è una delle esperienze più incredibilmente affascinanti, perché se dovessi dire con uno slogan cosa è accaduto in questi 2 anni è che il futuro è tornato di casa in questo paese, non soltanto il passato c'è, lo vedete, lo sapete, lo conoscete, ma la vera sfida nostra è portare il futuro a mettere la residenza in Italia, non soltanto il passato, e questo è possibile soltanto se la politica fa il suo mestiere, e noi credo che andiamo in questa direzione. Grazie Presidente. Abbiamo tante domande, forse fate anche passare chi deve portare il microfono. Prima Tom Clinton, per favore. Quindi io le regole dobbiamo un po' stringerle, così vi prego una domanda a testa e domande brevi, poi i commenti li facciamo anche tutti a casa dopo. Okay. Tom Clinton. Buongiorno. Sono Tom King del Times. 2 giorni fa, credo, lei ha applaudito l'accordo che David Cameron ha raggiunto per il futuro del Gran Bretagna in Europa. Adesso è un po' sotto minaccia, perché ci sono vari politici inglesi che non vogliono fare questo accordo, vogliono comunque uscire dall'Europa. Che opinione ha di questi politici in Inghilterra che vogliono, nonostante l'accordo, uscire? Grazie. Ho già abbastanza problemi con i politici italiani per mettermi a discutere anche dei politici inglesi. Battute a parte, credo che il referendum non sarà una passeggiata per nessuno. Devo dire che David lo ha detto con molta chiarezza dal primo giorno all'ultimo, e tutti noi, questo è stato il senso del mio intervento sia al pomeriggio del giovedì che alla cena del venerdì, sappiamo che il dibattito sarà senza dubbio sui dettagli dell'accordo, ma sarà soprattutto su una certa idea di Europa. In altri termini, noi abbiamo raggiunto un accordo che credo sia un ottimo compromesso per tutti, ma il cittadino che va a votare a un referendum va a votare sì in parte per il dettaglio tecnico dell'accordo, più in generale per un'idea, se l'Europa è ancora attrattiva oppure no, e sappiamo che questo elemento di appeal nel Regno Unito è sempre stato più contrastato che non altrove. Dunque la partita se la giocherà Cameron con ovviamente con tutti i leader politici che hanno già dato l'adesione alla campagna, a partire dal leader dei laburisti, vale a dire dell'opposizione, agli ex primi ministri, a tutta la grande campagna che Cameron farà e che vedrà anche, secondo quello che posso immaginare, la presenza di personalità inglesi, non soltanto inglesi. Sarà una campagna molto, molto difficile. David è un grande organizzatore di campagne elettorali, io gli faccio un gigantesco in bocca al lupo. Dopodiché è del tutto naturale e logico che la partita si giocherà all'interno dell'opinione pubblica inglese. Io non credo di essere nelle condizioni di fare oggi un pronostico, spero naturalmente che vincano i sì. Si salve, Gustav Hofer, Arte TV franco-tedesca. Lei il 29 novembre del 2013 in un suo post ha scritto: nel mio gruppo di lavoro c'è una coppia, Letizia e Teresa, che da poche settimane ha un figlio che si chiama Ernesto. Da segretario del PD lavorerò perché Ernesto abbia gli stessi diritti dei miei figli.
Allora, abbiamo sentito il suo intervento ieri, mi sembra di capire che Safe Child Adoption sarà cancellata facendo un accordo con Alfano che ha già detto che non voterà. Come appunto sarà così e quali saranno le altre concessioni che farà ad Alfano per portare in porto questa legge sulle unioni civili? Grazie. Beh, intanto le do un aggiornamento sullo stato familiare. Quella coppia, Teresa e Letizia, ha avuto un'altra figlia, si chiama Elda, quindi Ernesto ha un fratellino, e continuo a pensarla esattamente come al mio posto del 29 novembre, nel senso che credo che non possano esserci bambini di serie A e di serie B. Detto questo, l'Italia è un paese che al momento non ha una legge neanche sulle unioni civili. Noi pensiamo che sia arrivato il momento di mettere la parola fine a questo lungo rinvio costante che c'è stato. C'è stato anche tecnicamente nei fatti un ostruzionismo che non si è palesato in una manovra parlamentare ma in un continuo ritardo, e dunque di conseguenza per quello che ci riguarda noi siamo dell'idea che si debba chiudere e chiudere velocemente. C'è un piccolo inconveniente rispetto alle posizioni del PD, e cioè che il PD, come senz'altro non le sfugge, non ha vinto le ultime elezioni, e al Senato ho fatto ieri una dimostrazione grafica, poi so che i giornalisti non amano le slide quindi non mi permetterò di presentarle, ma una raffigurazione grafica in cui al Senato della Repubblica i senatori del PD sono 112, gli altri sono 208, di conseguenza bisogna avere l'accordo di qualcun altro. E non basta neanche un solo partito, occorrono altri partiti. Su questa linea c'era una prova d'intesa con il Movimento 5 Stelle che mercoledì scorso, 20 minuti prima di votare l'emendamento Marcucci, si è tirato indietro, dopo aver detto, voi ne siete testimoni, voteremo, 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 ha cambiato idea, ha cambiato posizione. Si dice che cambiare idea sia segno di intelligenza, in Italia c'è un proverbio che dice questo, allora quelli dei 5 Stelle sono dei geni assoluti perché hanno cambiato idea in modo costante. Oggi il problema che noi abbiamo, sul quale io sono molto preoccupato, è che non si vada avanti da nessuna parte, cioè che questo dibattito sia bloccato come è accaduto in passato. E quindi di conseguenza ieri ho detto io che sia la strada di un emendamento del governo che fino a questo momento è rimasto fuori dalla discussione o che sia la strada di un accordo parlamentare, c'è soltanto una cosa su cui noi dobbiamo dare certezze, cioè che questa legge si faccia davvero e si faccia senza che la strategia del rinvio colpisca ancora. Quindi vediamo cosa accadrà domani alla riunione del gruppo. Io spero che nell'arco di qualche giorno si possa chiudere la partita al Senato, giorno di dibattito parlamentare, e poi andare alla Camera e approvare velocemente. Non si tratta quindi di concedere qualcosa agli altri, si tratta di prendere atto che bisogna arrivare a 161 voti. Siamo a 112, ne mancano 50, 49, e nel momento in cui si tirano indietro via via gli altri, con qualcuno questo accordo va fatto. Salve. Agenzia stampa russa TASS, Vera Scipakova. Pare che stanno per essere superate le sanzioni, non so se lei è d'accordo. In giugno al forum economico a San Pietroburgo andrà una missione abbastanza importante degli imprenditori. Non so se lei sta pensando di venire anche lei a San Pietroburgo al forum economico. Se può commentare questa parte dei rapporti con la Russia e come è finita la storia con Nord Stream 2. L'Italia parteciperà perché si è espresso contro, però non contro il progetto ma contro, diciamo, gli atteggiamenti. Se per favore queste due cose che sono collegate comunque sempre con le sanzioni, grazie. Sono due domande queste, tipico vizio italiano. Da quant'è che è in Italia lei? Si vede, 8 anni sono già due domande. Scherzi, è uno scherzo, rispondo a entrambe. Era uno scherzo, non volevo essere minimamente polemico. Questione russa, noi oggi ovviamente stiamo parlando, 22 febbraio, del primo giorno di governo, ma se ci pensate il 22 febbraio è anche il giorno in cui a Kiev, Piazza Maidan, 22 febbraio del 2014, esattamente nelle stesse ore in cui noi giuravamo, a Kiev accadeva ciò che sappiamo, e questo segnò
un elemento di tensione crescente nei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia. Io trovo che sia, e naturalmente tra la Russia e l'Ucraina e di conseguenza tra la Russia e l'Unione Europea. Personalmente sono tra quelli che crede che si debba implementare l'accordo di Minsk, si debba procedere con grande determinazione in quella strada e che ci siano tutte le condizioni per arrivare finalmente a un completo disgelo dei rapporti. Ovviamente non sarà facile, non sarà semplice, ma la buona volontà dell'Italia va in questa direzione. Ricorderete che noi abbiamo ospitato, quando si è trattato di svolgere in Italia il vertice Europa-ASEM a Milano nel novembre del 2014, un appuntamento importante con i quattro paesi del G7, Vladimir Putin e Petro Poroshenko. In tutti gli incontri che abbiamo svolto siamo andati sempre nella stessa linea. Quindi, se lei mi domanda qual è la mia posizione, io sono per l'implementazione piena del processo di Minsk. Spero che di conseguenza si possa chiudere la fase sanzionatoria al più presto, coerentemente con il processo di implementazione di Minsk. Dipenderà naturalmente dalla buona volontà di tutti. Il 18 giugno sarò a San Pietroburgo, come avevo già comunicato, raccogliendo un invito del presidente Putin, che peraltro ho già visitato a marzo del 2015 al Cremlino. La mia opinione sulla politica internazionale è che sia assurdo non coinvolgere tutte le forze e i paesi di buona volontà in presenza di una minaccia, quella del Daesh, del terrorismo internazionale, che è di una gravità inaudita. Di conseguenza, a marzo del 2015 mi recai a Mosca per parlare con Putin esattamente di questo, in particolar modo delle problematiche dell'area del Mediterraneo. Continuo a pensare che vi sia la necessità di una grande convergenza internazionale, la più ampia possibile, e credo quindi di conseguenza che il ruolo della Russia sotto questo profilo sia molto importante. Naturalmente la Russia deve rispettare i principi di indipendenza e di sovranità dell'Ucraina, così come abbiamo sempre detto occorre che l'area orientale dell'Ucraina abbia garantisca presenti quelle garanzie di autonomia che sono state alla base degli accordi di Minsk. Chiudo su questo: in più di una circostanza, sia con Poroshenko che con Putin, abbiamo offerto un modello di possibile convivenza e coesistenza, che è quello dell'Alto Adige o del Sud del Tirolo, che è un modello che funziona, che è un modello che è molto serio, un modello rigoroso, un modello peraltro protetto anche da accordi di natura internazionale. Bravo. Presenti? Noi abbiamo seguito molto la... I presenti? I presenti? Alzi il microfono, alzi il microfono. Sono... Abbiamo seguito molto l'Expo. Era partito male. Ma molti hanno bufato, però alla fine è da bene, forse non molti visitatori esteri sono stati, 16%, e questo è un fatto forse negativo, forse perché la stampa estera non era stata coinvolta per bene. Adesso il modello alimentare nutrizionale dell'Italia ha avuto molto successo durante questa Expo. Sfruttato adesso, come intende continuare a esporre? Quali sono i progetti del governo per continuare su questa strada e mantenere l'immagine positiva dell'Italia? In fondo è una domanda, sì. Okay. È una domanda sola. Stavo guardando se trovavo nelle slide, ma non cercherò le slide, i numeri precisi. I numeri precisi dell'Expo, vengo molto sinteticamente al punto che lei pone. L'Expo era uno scandalo fino a pochi mesi prima della partenza. Ricorderete le polemiche e spero che tutti voi siate così cortesi da ricordare che è stato per l'Expo che il mio governo, come primo atto, ha individuato l'ANAC
autorità nazionale anticorruzione e il giudice Raffaele Cantone come suo presidente per dare un segnale non soltanto sull'Expo, ma partendo dall'Expo è nata ANAC. Cioè ANAC non è un'invenzione improvvisa, era già prevista, non era mai stata attuata. Noi come primo atto abbiamo dato questa strategia anticorruzione alla quale tengo moltissimo e sono molto fiero, devo essere sincero, che la best practice di ANAC sia stata discussa tanto al G20 di Brisbane in Australia quanto al G20 di Antalya in Turchia come una delle buone pratiche da presentare al mondo. Lo dico perché nel settore della corruzione ci sono tante volte, l'Italia ha fatto strada, ha fatto benchmark in negativo, diciamo, ha fatto punto di riferimento in negativo. Stavolta con ANAC siamo riusciti, e con l'impegno di tutti, non soltanto di ANAC, a fare un grandissimo lavoro. La mia gratitudine alle donne e agli uomini di ANAC, al presidente Cantone e a tutti loro. Il processo di trasformazione di Expo da problema a opportunità è stato molto difficile. C'è stato un grandissimo lavoro, io non so se qui posso ringraziare Beppe Sala, perché se ha fatto un grande lavoro come manager di Expo, adesso rischio di entrare nelle dinamiche di campagna elettorale, perché come sapete sarà il candidato sindaco del PD a Milano. In ogni caso, dovendo mantenere il giudizio soltanto sull'Expo senza intervenire nella campagna elettorale, che pure è appena iniziata, voglio dire che il lavoro che è stato fatto da Cantone, da Sala, dal prefetto Tronca, da tutti coloro i quali hanno lavorato, dalle aziende, è stato straordinario. Pochi visitatori esteri, può darsi, ciascuno ha le proprie valutazioni. Io credo che sia stato un grandissimo successo e che in realtà, se penso che tutti i grandi del mondo sono passati di lì, da Michelle Obama a Vladimir Putin, dai principali leader dell'Unione Europea a tutti i capi di Stato sudamericano, molti capi di Stato africani, la First Lady del Giappone, insomma, se dovessi ragionare delle presenze internazionali, dico che la presenza internazionale è stata davvero di altissimo livello. Poi il risultato dei biglietti è stato un successo, perché prima che si partisse io ricordo le conferenze stampa dicendo faremo 20 milioni di biglietti e letteralmente i vostri colleghi italiani e anche qualcuno di voi si sganasciavano dalle risate quando dicevo 20 milioni di biglietti, non ci credeva nessuno, per cui alla fine il risultato è davvero decisamente positivo. Vengo alla parte più articolata della domanda circa il futuro. Expo presenta un modo di vivere. L'Italia è un paese che si deprime spesso, si autodeprime. Ricordo una discussione con Umberto Eco e con François Hollande proprio all'Expo, nell'occasione del bilaterale con i francesi. Abbiamo fatto un pranzo con Hollande, avevamo organizzato la presenza di alcuni intellettuali che ci aiutassero a riflettere sul rapporto Italia-Francia, ma soprattutto sull'Unione Europea. Per noi avevo chiamato e lui si era reso molto disponibile, proprio Umberto Eco, e nell'occasione di questo bilaterale Eco sottolineò come una delle caratteristiche che tenevano insieme italiani e francesi era la capacità di auto denigrarsi. Io in realtà a quel punto avevo discusso anche con Hollande dicendo beh, voi francesi meno, avete la grandeur, siamo noi che diciamo sempre che va tutto male. E in realtà era nata una discussione con il Presidente della Repubblica, con Umberto Eco e con i nostri ospiti proprio su questo punto, per dire che spesso noi valorizziamo tutto ciò che di negativo c'è in Italia. Se dovessimo guardare ciò che c'è di positivo, dico che siamo il secondo paese per longevità al mondo. Vuol dire che qui così male non si vive ragionevolmente, ma al di là del fatto che non si viva male, il problema è come si vive. Cioè, se andiamo a allungare l'età media, e tutti gli studi medici dicono che andremo in questa direzione, la qualità della vita sarà fondamentale. In questo senso una corretta alimentazione, un modello ambientale degno di questo nome. Considerate che l'Italia ha ridotto dal 90 ad oggi del 23% le emissioni di CO2. Altri paesi europei, anche tra i più importanti, non lo hanno fatto. Noi siamo andati in una logica di miglioramento della qualità della vita. Tutto questo lavoro porta a dire che Expo è un grande successo per i visitatori. È un grande successo per l'export. Noi siamo circa 40 miliardi di euro, poco meno, sull'export agroalimentare, sto parlando. Poco meno, siamo intorno ai 38 miliardi, 37,8 miliardi di euro di export agroalimentare.
dobbiamo fare di più per combattere i prodotti Italian sounding, quelli che sembrano italiani ma non sono italiani, parmigiano per dirne una, per dare l'idea più evidente. Ma la vera eredità dell'Expo sarà quella che abbiamo già presentato, si chiama Technopol, e che presenteremo nel dettaglio mercoledì al Piccolo Teatro di Milano alle ore 16, che è il progetto del professor Cingolani, del professor Rasetti, delle università milanesi, dell'IIT di Genova, del professor Pammolli, che va nella direzione di fare dell'Expo un centro di ricerca all'avanguardia mondiale dell'area post-Expo sui temi sanità, sicurezza alimentare, qualità della vita. Questa è la vera eredità dell'Expo. Buongiorno Presidente, io sono Josef Kaspar della TV pubblica di Praga. Il Presidente del Consiglio Ceco Sobotka, quando è tornato dal summit di Bruxelles, ha detto che a Bruxelles in fondo non si teneva conto anche del fatto che non ci sono soltanto profughi dai paesi africani, dal Medio Oriente, ma che per esempio nella Repubblica Ceca ci sono 130.000 ucraini che sono stati accolti nell'arco degli ultimi 2 o 3 anni. Quindi che forse non si può dire, come è stato riferito, che alcuni paesi che sono entrati nell'Unione Europea relativamente di recente preferiscono soltanto ricevere e non dare anche, che poi questo, almeno per quanto riguarda la Repubblica Ceca, non corrisponda esattamente al vero. E la seconda cosa, quando i giornalisti gli hanno domandato... La domanda è che, questa la sua è un'affermazione che naturalmente rispetto... Prego. Volevo domandare, rispetto, allora la domanda è questa, quello che lei pare ha detto, che poi visto che i paesi del gruppo di Visegrad non intendono ricevere sul proprio territorio gli immigrati, è vero che poi da parte di altri paesi dell'Unione Europea si potrebbero bloccare i fondi? Allora, già questa è una domanda più chiara. La prima è una considerazione che naturalmente rispetto, io ho grandissima considerazione per tutti e 28 i paesi europei. Non credo che siate interessati alle mie valutazioni storico, politiche, culturali sul processo di allargamento, su come si è fatto e su come si dovrà fare. Mi piacerebbe molto parlarne, ma credo di avere tempi limitati e quindi di dover rispondere alla singola domanda. Il punto è molto semplice: noi ogni anno mettiamo 20 miliardi sul tavolo dell'Unione Europea e ne riprendiamo 12, 11 e 8, ora le stiamo riprendendo di più perché abbiamo molto migliorato la capacità di spesa dei fondi europei, e io dico meno male, perché altrimenti sarebbe stato un autogol. Quindi ogni anno noi siamo un contributore attivo. Ci sono due strategie a quel punto: o fai il meccanismo stile Margaret Thatcher, voglio indietro i miei soldi. Questa era la modalità con la quale la Lady di Ferro si recava ai tavoli europei qualche anno fa, qualche decennio fa ormai, oppure dici io sono disponibile a mettere più soldi a condizione che ci sia un ideale comunitario. Nel corso degli anni paesi europei, non mi riferisco all'Italia, hanno fatto saltare dei governi, paesi occidentali dell'Europa dell'Ovest, hanno fatto saltare dei governi in nome del principio dell'accoglienza e dell'allargamento. Ricordate il referendum in Francia con l'idraulico polacco agitato come spettro contro il processo dell'Unione, e ricorderete anche le conseguenze che ebbe su quel referendum. Lo sanno sicuramente i giornalisti francesi che sono presenti qua, ma lo sapete meglio di me tutte e tutti voi. Questo vuol dire che quando si è trattato di giustificare l'allargamento dell'Unione Europea, qualcuno dei nostri colleghi leader del passato ha rischiato e talvolta anche perso la poltrona per allargarsi ai paesi dell'Est. Oggi questo processo di allargamento, a mio giudizio, è giusto, va continuato. Io sono per andare ad allargarsi all'Albania, per andare ad allargarsi alla Serbia, per andare ad allargarsi al Montenegro, per andare a continuare questo processo di allargamento. Ma allo stesso tempo va detto con franchezza che la solidarietà in Europa non è a senso unico. A senso unico ci sono certi vicoli di Roma, certe strade di Roma. In Europa a senso unico non c'è la solidarietà. La mia opinione è molto chiara, l'ho detta al tavolo, perché come sempre io quello che ho da dire lo dico prima al tavolo e poi lo dico fuori,
è che nel momento in cui si dovrà discutere della programmazione 2020-2026, cioè adesso, perché in Europa si parte per tempo, non potremo che tener conto del fatto che qualche paese immagina la solidarietà a senso unico. Allora, se sei solidale quando chiedi soldi da portare a casa, devi essere solidale anche quando c'è da far fronte a un'emergenza come quella migrazione. Se non si è solidali sull'immigrazione, penso che sia del tutto legittimo che i paesi più grandi possano non essere solidali sulla contribuzione. È un tema banale che credo che chiunque possa comprendere e credo condividere. Io sono per la solidarietà, sempre. Noi accogliamo, è giusto, noi paghiamo, è giusto, ma allo stesso tempo noi chiediamo che vi sia il rispetto che deriva dal fatto che l'Unione Europea è nata perché abbiamo buttato giù i muri ed abbiamo allargato ad est, non perché li abbiamo tirati su ed abbiamo chiuso. Se avessimo utilizzato il principio dell'egoismo, non ci sarebbe oggi un'Unione a 28. Sabina Castelfranco della CBS News. Vorrei un commento sulle elezioni americane. Se dovesse vincere Donald Trump, lei ci può lavorare? E poi, fermato un suo viaggio a marzo negli Stati Uniti, a fine marzo. Grazie. Due domande, però lei ha anche il nome italiano, quindi le due domande sono indipendenti dal periodo. Sì, saremo a marzo. Tra l'altro è qui il consigliere diplomatico Barricchio, che dal prossimo 1 marzo sarà l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti. Noi saremo al vertice promosso da Barack Obama sul nucleare, che quest'anno si tiene a Washington. Ricorderete che 2 anni fa si tenne all'AIA e che in passato si tenne a Chicago, credo, e non mi ricordo dove altro, forse solo Chicago. Quindi è il terzo summit sul nucleare, la lotta alla minaccia nucleare. Tra l'altro è un argomento sul quale l'Italia ha anche delle carte da spendere, sia in termini industriali sullo smaltimento del nucleare che in termini tradizionalmente politici. Quindi 30 e 31 saremo a Washington, credo che faremo anche 2 giorni di missione prima e toccheremo alcune tappe molto rapide come sempre, ma credo che faremo Nevada, Illinois, Massachusetts in 2 giorni, quindi una cosa semplice, tranquilla, partendo il mercoledì e tornando il sabato. Rispetto alla questione delle politiche americane, beh, è del tutto evidente che se parlo da Presidente del Consiglio, noi lavoreremo con chiunque sarà il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti d'America, è ovvio ed è evidente, quindi non c'è alcuna considerazione. Se lei parla, non so se posso dirlo, al cittadino, al segretario del Partito Democratico, è evidente che nel rispetto della grande democrazia americana noi facciamo il tifo per Hillary Clinton, noi, io faccio il tifo per Hillary Clinton. Si può dire, no? Sì. So che vi aspettavate un endorsement per Rubio o per Cruz o forse per Trump, però o per Sanders, ok, ecco. Sanders. Beh, alla fine sono rimasti sti 5. Se c'è una cosa positiva degli americani è che dopo un po' ne rimangono pochi, cioè partono allora tantissimi, ma nel giro di qualche elezione si scremano. Quanti siamo? 3 e basta rimasti nei repubblicani? Sì. Presidente Udo Kuppel, RTL Televisione Tedesca. Una domanda, vorrei tornare alla questione profughi. All'ultimo vertice per evitare Brexit non è stato toccato approfonditamente, perciò si farà un altro vertice. Vorrei sapere della vostra posizione sul rapporto con la Turchia e con gli aiuti alla Turchia, perché se non si raggiunge l'accordo evidentemente l'Italia ha a breve il cerino in mano, perché se si chiudono i paesi e Balcani arriverebbero non solo dalla Libia ma anche dalla Turchia in Italia. Allora, quale posizione anche rispetto all'aiuto comunitario alla Turchia, su quale c'è stato qualche discussione? Non condivido il suo evidentemente l'Italia al cerino in mano, però se lei mi chiede una analisi complessiva molto sintetica e poi arriverà alla Turchia, l'Italia è un paese che a differenza di tutti gli altri o di molti altri non ha mai cambiato idea sull'immigrazione. È da un anno che io dico che c'è un problema europeo che si chiama immigrazione. All'inizio mi sembrava di essere come quel matto che va in autostrada e tutti vanno nel senso opposto e si domanda: ma sarò io che vado contro mano o sono gli altri che sbagliano? Perché all'inizio noi, e forse soltanto Malta, ponevamo il tema, è questione dell'Europa, e ci veniva risposto: no, c'è il trattato di Dublino,
e noi a dire guardate che questo è un problema epocale. No, c'è il trattato di Dublino, che poi è il regolamento di Dublino. Da aprile in poi qualcosa è cambiato. Nel mese di giugno, nel vertice di giugno, furono decisivi François Hollande e Angela Merkel nello spostarsi sulla posizione italiana del principio della relocation. Dico principio perché poi è più un principio teorico che non realmente verificato nei fatti. Stiamo parlando di qualche centinaio di relocations fatte. Il punto poi centrale è che nel corso degli ultimi mesi tutti si sono accorti che il problema era un problema serio, grande, grave. Ora, la questione della posizione e quindi di conseguenza che c'è bisogno di un'operazione italiana. Cosa propongo io come proposta italiana? Noi proponiamo di fare innanzitutto i rimpatri, vabbè, partiamo con ordine, innanzitutto di salvare le persone. Noi siamo in prima fila su questo e sono molto felice che l'Orso d'Oro a Berlino sia stato assegnato a un film come Fuoco a Mare di Gianfranco Rosi di rara intensità e di straordinaria passione civile. Quindi prima cosa si salva le persone. Beh, l'Italia vi può fare un elenco di come lo ha fatto in questi anni. Quando dico di salvare vuol dire andare a prenderli in mare mentre stanno per affogare. Poi è evidente che il modo più saggio per salvare le persone è quello di evitare di farli partire in mare o di evitare di farli stare nel deserto. E allora di conseguenza io continuo a dire che c'è bisogno di una cooperazione internazionale, noi la chiamiamo così, gli altri la chiamano ODA, no? Gli investimenti all'estero, gli aiuti alla cooperazione. Il punto centrale è che bisogna che l'Europa vada nei paesi di origine, là dove non c'è la guerra naturalmente, e investa soldi in agricoltura, penso all'Africa, in infrastrutture, in occasioni di lavoro e occasioni di crescita, anche perché per esempio l'Africa ha dei margini di crescita che sono strepitosi. Nei prossimi 20 anni l'Africa crescerà più del sud-est asiatico. Buttare via questa occasione con un'Europa che è stata nel corso degli ultimi anni troppo incentrata altrove e non sull'Africa. La vera strategia di politica estera che ha fatto questo governo, visto che parliamo dei primi 2 anni, è aver recuperato il baricentro dell'Europa guardando molto di più al Mediterraneo e all'Africa. Non a caso la mia prima visita all'estero non è stata a Berlino, non è stata a Parigi, non è stata a Londra, è stata a Tunisi. In questo scenario la priorità per me è investire sulla cooperazione internazionale. Poi naturalmente se ci sono dei rimpatri si devono fare come Europa, non come Italia o come singoli paesi. L'Italia è il paese che ha fatto più rimpatri di tutti. Noi non siamo per il lassismo, noi siamo per le regole. Ma proprio perché abbiamo fatto più rimpatri di tutti, sappiamo la difficoltà di fare un rimpatrio. E quindi c'è bisogno dell'Europa. Accanto a questo, il passaggio sulla Turchia, a mio giudizio, è un passaggio giusto da fare, ma non decisivo come tutti immaginano, come molti immaginano. Cioè non è che se dai 3 miliardi alla Turchia il problema è risolto. Abbiamo detto di sì, abbiamo posto un problema, questo problema è stato risolto, vale a dire i 3 miliardi di spese per la Turchia stanno fuori dal patto di stabilità, quindi vuol dire che le spese che vanno per l'immigrazione in Turchia sono fuori dal patto di stabilità, immagino che di conseguenza anche quelle che vanno dentro il Mediterraneo, non credo che ci siano immigrati di serie B e di serie B, questo era il motivo per cui abbiamo chiesto chiarezza. Ma detto questo, c'è un problema che è la Libano, c'è un problema che è la Giordania, c'è un problema che è l'Afghanistan, c'è un problema che è il Mali, c'è un problema che è la Repubblica Centroafricana e per quello che ci riguarda la Nigeria continua ad avere un numero significativo di richiedenti, diciamo, asilo o comunque di immigrati, l'Eritrea soprattutto, parzialmente anche il Corno d'Africa. Insomma, c'è molto da fare. Quello che voglio dire è che l'immigrazione è un problema che durerà anni, non giorni. Che bisogna essere attrezzati per gestirlo, che bisogna tenere a cuore i valori della solidarietà e dell'umanità e contemporaneamente della capacità di avere una strategia sul lungo periodo. Finisco, io sono molto fiero di tante riforme fatte da questo governo, la legge elettorale secondo me è un punto fondamentale perché se guardiamo a quello che sta accadendo in Spagna, in Italia non potrà più accadere, eppure noi abbiamo una certa expertise sulla ingovernabilità. Sono molto fiero della riforma costituzionale, molto fiero della pubblica amministrazione, del Jobs Act, bla bla eccetera eccetera, faccio tutto l'elenco.
Se c'è un atto di cui sono fiero, di cui non si parla mai, è la legge sulla cooperazione internazionale e il fatto che abbiamo aumentato gli stanziamenti. Quando nel 2017 ci sarà il G7 in Italia, io non voglio più essere l'ultimo al tavolo in termini di percentuale di aiuti ai paesi in via di sviluppo. Quindi su questo c'è una strategia. Bene, l'accordo con la Turchia. I profughi siriani in Italia erano 42.000 nel 2014. Noi abbiamo fatto un accordo con la Turchia, siglato durante la mia visita, non siglato, concluso durante la mia visita del dicembre 2014 in Turchia e siglato dal ministro Alfano nel gennaio del 2015 in Turchia, per cui i siriani sono passati da 42.000 nell'anno 2014 a 6.000 nell'anno 2015. Noi l'accordo l'abbiamo fatto, però se parlo da italiano dico che il problema è stato affrontato, se parlo da europeo dico che è un problema enorme. Io sono stato a Beirut in una scuola libanese che al mattino insegna ai bambini libanesi, al pomeriggio quelle insegnanti insegnano ai bambini siriani. Ho parlato con i genitori di quei bambini siriani, ho parlato anche con i bambini. Al primo ho chiesto where are you from, la risposta è stata Aleppo e mi sono venuti i brividi a pensare a quanta difficoltà ci sia e quanta anche demagogia ci sia talvolta nel dibattito politico europeo su questi temi. Stiamo parlando di donne e uomini, non stiamo parlando di numerini. Detto questo, la partita è molto complicata, dovrà essere gestita con intelligenza e con saggezza. Noi siamo disponibili a dare una mano. Se c'è un paese però che non ha cambiato idea sulla linea dell'immigrazione è l'Italia, e lo dico per lei, chiedo scusa per essere stato lungo, ma soprattutto per i suoi. Giustamente in Germania in tanti hanno avuto il problema in passato rispetto al fatto che c'era una certa c'erano delle maglie larghe nel controllo degli arrivi. Nel momento di massima punta dell'arrivo di immigrati in Italia, la preoccupazione era che non facendo i controlli per tutti e lasciando alcuni di questi passare e andare in altri paesi, in Germania, Svezia, l'opinione pubblica di alcuni paesi, tra cui quella tedesca, diceva però gli italiani non fanno i controlli. Bene, questo è stato parzialmente vero in passato, non ho difficoltà ad ammettere la realtà, che non sempre i controlli sono stati impeccabili. Adesso la situazione è totalmente rovesciata, siamo al 100% di controlli, impronte digitali, fotosegnalamento, perché si è unita all'emergenza umanitaria anche l'esigenza di garantire dal punto di vista della sicurezza tutti i controlli previsti per legge. Buongiorno Presidente, sono Mahdi El Nemr, giornalista egiziano, lavoro per la Kuwait News Agency. Infatti mi aggancio più o meno alle stesse argomentazioni. Si percepisce da noi, dalle parti nostre, per la prima volta una certa autonomia nella politica estera italiana agganciata alla sua dimensione mediterranea. Abbiamo visto in questi due anni tante iniziative, visita, apertura dinamica verso questi paesi. Allora, quindi volevo sapere, cioè visto alla prospettiva di tanti problemi, specialmente in Libia e in Siria, quali sono le direttive di questa diciamo, politica estera e se ci sono iniziative precise, visto che domani bisogna diciamo, votare il governo libico e precipitarsi della situazione in Siria con l'intenzione della Turchia di scaldare, eventualmente invadere il territorio siriano. Grazie. La posizione italiana è la stessa della comunità internazionale. Vorrei ricordare che al tavolo dell'Iran l'Italia non c'era, perché i miei predecessori scelsero di non stare a quel tavolo e l'unica presenza italiana è stata quella di Federica Mogherini quando ella è diventata alto rappresentante. Il che suona un po' stravagante se pensate che l'Italia e l'Iran hanno tradizionalmente rapporti storici e non a caso la prima visita del presidente Rouhani è stata proprio a Roma. E io sarò ad aprile a Teheran. Il punto dimostra che in passato l'Italia ha perso qualche occasione. Adesso, dovendo fare una sintesi, un tweet, direi che l'Italia è tornata.
Ma il fatto che sia tornata con un ruolo di politica estera non porta soltanto alle conseguenze che al tavolo di Vienna stavolta ci siamo anche noi sulla Siria, ma porta alle conseguenze che noi vogliamo stare da protagonisti insieme ai nostri partner, perché per 10 anni, no, ma per qualche anno si è fatto credere che l'Italia era talmente in difficoltà da non poter giocare un ruolo di politica estera, tali e tanti erano le difficoltà interne, che oggi noi possiamo dire che questo non è vero. Ciò però non porta a un prendere le distanze dalla comunità internazionale. Noi sia sulla Siria che sulla Libia, con il ministro Gentiloni, stiamo in linea con i nostri partner internazionali. Speriamo che vi sia il consenso sul governo di al-Serraj in Libia. È un governo che rappresenta tutto lo sforzo della mediazione delle Nazioni Unite, dell'inviato, prima Leon, poi Kobler. Ci auguriamo che i libici possano approvare questo governo e siamo pronti a lavorare con il governo. Se non ci sarà l'approvazione, vedremo, nel senso che una alla volta, per carità, dotta citazione lirica, diciamo. Dal punto di vista della Siria, invece, allo stesso modo, più che invece, stiamo impegnati con grande determinazione perché gli accordi che faticosamente si cercano di raggiungere siano finalmente perseguiti e si possa arrivare il più possibile alla transizione cui tutti noi anneliamo. Infine, gli italiani che lavorano su questi dossier non sono soltanto gli italiani del governo, è un italiano l'alto inviato delle Nazioni, l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Stefan De Mistura, un diplomatico italiano, italo-svedese, è un italiano l'inviato speciale militare del segretario Ban Ki-moon in Libia, il generale Serra. E in più, lasciatemi dire che tra le mie grandi soddisfazioni c'è quella che adesso c'è un italiano anche alla guida di una delle più importanti istituzioni dell'ONU. Noi sappiamo che l'ONU sceglie i propri candidati non sulla base della nazionalità, e quindi Filippo Grandi è lì perché se lo è meritato, però come alto, diciamo, come alto commissario per i rifugiati dal 1 gennaio del 2016, però credo che sia la prima volta che un italiano raggiunge un livello così alto dentro la vita delle Nazioni Unite. È un segno, un altro segno che l'Italia vuole essere attiva nei tavoli internazionali. Sì, buongiorno, sono Alvise Armellini dell'agenzia di stampa tedesca. Sono sa qui. Che non la vedo io? Qua, ah, scusi. Le volevo chiedere, sono più di 3 anni che una serie di governi italiani dice non vi preoccupate, l'anno prossimo cala il debito pubblico, e sono 3 anni che questo non succede. Adesso lo dite anche voi e Renzi, lo dice anche lei e Padoan. Ma visti i dati che sembrano deludere di crescita sia 2015 che 2016, non teme un'altra promessa tradita e di perdere credibilità sui conti pubblici? Grazie. Non so a quali governi degli ultimi 3 anni si riferisce. Negli ultimi 2 c'ero io e non l'ho mai detto fino al 2016. No, se mi permette io parlo con i numeri e con la realtà. Poi naturalmente so che voi siete abituati a separare la realtà dalle opinioni, come è giusto che faccia un giornalista. Io però starei sulla realtà, lascio volentieri a lei le opinioni. Lei, se gentilmente mi fa rispondere, le rispondo. Poi se vuole possiamo fare un batti e ribatti senza alcun problema. Io le do i numeri perché non è elegante dire do i numeri, ma insomma ci siamo capiti. Le previsioni sono un film, la realtà un'altra. Se lei parla di previsioni, magari riferendosi al dato OCSE, immagino che si riferisse al dato OCSE che ha abbassato le previsioni di crescita, credo all'1% se non vado errato, però questo non so, mi pare che sia l'1%. Beh, le dico che l'OCSE lo scorso anno dava come crescita lo 0,1 e abbiamo fatto, secondo il MEF faremo lo 0,8, secondo l'Istat lo 0,7, vediamo quello che accadrà con i dati definitivi. Quindi di conseguenza le previsioni sono sempre molto importanti. Io le dico cosa ho detto io, e cioè che se la crescita è all'1,4 e se il deficit è al 2,4, noi il prossimo anno per la prima volta abbassiamo il rapporto debito-PIL. E io questo l'ho sempre detto per il 2016. La situazione dei numeri,
quindi dal mio punto di vista alla domanda, lei teme di perdere credibilità, io lo dico per la prima volta quest'anno e le ripeto il concetto, con i numeri che noi stimiamo, vale a dire il deficit al 2,4 e la crescita all'1,4, quest'anno per la prima volta l'Italia riduce il debito, o meglio il debito PIL più correttamente, e questo è un dato di fatto. Lei non troverà mai dichiarazioni mie diverse su questo passaggio, quindi alla domanda rispondo no, non ho paura del rischio che la pone come ipotesi. Vengo però, se mi consentite un minuto, così facciamo finalmente chiarezza su questa storia dei numeri. Il deficit italiano del 2016 sarà il deficit più basso degli ultimi 10 anni. Cioè, vorrei che fosse chiaro questo, perché deve essere un punto evidente. Era con il governo Monti 3,7 il primo anno, o 3,9 non mi ricordo, poi è diventato 3, è stato 3 con il governo Letta, è stato 3 con il primo anno del mio governo, poi è stato 2,6 lo scorso anno, voglio vedere i dati finali perché temo che abbiano fatto 2,5 in spregio al Presidente del Consiglio, mi sa che la ragioneria ha fatto 2,5, ma insomma tra 2,5 e 2,6, e sarà al massimo del 2,4 il prossimo anno. Quindi il deficit è il più basso nella storia degli ultimi 10 anni. A quelli che dicono Renzi ha fatto una legge di stabilità in deficit, Renzi ha abbassato, Renzi parla in terza persona, erano altri predecessori che parlavano in terza persona, io parlo in prima persona, io ho abbassato, non ho mica detto quale predecessore, ho detto che altri predecessori, non capisco il sorriso. Detto questo, io ho abbassato il deficit a livelli a cui il deficit, diciamo, non era abituato, e a giudicare dalle reazioni neanche parte della stampa. Per cui tutti quelli che dicono, perché se avessi fatto il deficit del primo anno di Monti, il 3,7, avrei oggi più o meno 22-23 miliardi di tasse da abbassare. Se avessi fatto con il 3%, avrei circa 10 miliardi da abbassare. Ma deve essere chiaro questo. L'Italia sta riducendo il deficit. Poi certo, il fiscal compact vorrebbe che la riduzione fosse molto più immediata, ma la riduzione comporta un taglio della spesa pubblica, che è, cito il dato del MEF di venerdì scorso, di 25 miliardi. Cottarelli aveva chiesto una spending di 20 miliardi, noi abbiamo fatto una spending di 25 miliardi. Poi non abbiamo preso le singole voci di Cottarelli, ne abbiamo prese altre, a qualcuno le singole voci nostre non piacciono, ma vorrei che fosse chiaro, l'Italia ha fatto spending per 25 miliardi, Cottarelli la chiedeva per 20 miliardi, perché altrimenti ci raccontiamo cose che non stanno né in cielo né in terra. Quindi, uno, l'Italia ha il deficit più basso degli ultimi 10 anni, due, la spending è ai livelli più alti di quelli immaginati dal commissario Cottarelli, tre, la crescita è sufficiente per me, no Armellini, io le dico la verità, io spererei di più, a me lo 0, non mi piace mai, però vorrei segnalare che il governo Monti era meno 2,3 e il governo Letta meno 1,9, ora possiamo essere al più 0,7, ma siamo passati dal meno al più, che capisco non emozioni, ma come dice, essendo io figlio della campagna toscana, dico sempre meglio il più che il meno. Grande frase che forse non resterà nei libri di storia, ma che è un principio di buonsenso. Dunque, deficit il più basso degli ultimi 10 anni, dunque riduzione della spesa, e questo impatta sul PIL, perché ora scusate se sono noioso sull'economia, ma il PIL, quando gli tagli 25 miliardi di spesa pubblica, che in parte sarà spreco, ma è comunque spesa che fa movimento, perché la spesa pubblica fa il PIL, è evidente che noi abbiamo un PIL che cresce meno degli altri. Stiamo facendo dei tagli, una cura da cavallo. Io rifiuto di accettare come giusta l'idea dell'austerità fine a se stessa, perché secondo me è un'operazione che uccide il paziente. Però non ho mai violato le regole europee, e quindi di conseguenza, non violando le regole europee, ho chiesto alla Commissione di stare dentro un percorso che è il percorso della cosiddetta flessibilità. Questo percorso, secondo me, non è, io non sono soddisfatto fino in fondo, vorrei di più, però sto dentro le regole europee, e su questo mi chiuderei, mi permetterete l'ultimo passaggio.
Non le parlo del debito, ma le mando, Armellini, se vuole, tutte le statistiche rispetto al fatto che negli ultimi anni l'Italia è il terzo paese tra i 28 in termini di minore aumento del debito. Ovviamente, partendo dal livello in cui partiamo, è il minimo per me. Il primo, non mi ricordo se è la Germania o l'Olanda, il secondo è l'Olanda o la Germania, il terzo è l'Italia. Cioè, se voi guardate la percentuale di crescita del debito, l'Italia è a livelli tra i più bassi di tutti. Il problema è che il debito non soltanto non deve crescere, deve vedere la diminuzione rispetto al GDP, rispetto al PIL. Questa è la vera scommessa. Ma il PIL non sale finché non riesce a mettere delle misure per la crescita. Il meccanismo, il circolo vizioso e non virtuoso del fiscal compact è esattamente questo, che ti costringe a tagliare secondo delle percentuali molto alte. Tu tagli quelle percentuali, ma è chiaro che hai un effetto depressivo sul PIL. Non solo, e così adesso faccio ridere i miei amici tedeschi, ma la cosa divertente è che quando andavo a incontrare la cancelliera l'ultima volta, quando abbiamo fatto l'incontro a Berlino, quando era gennaio, quando è stato qualche giorno fa, mi sono fatto dare i dati dell'import-export del 2015. E mi sono messo da un lato a ridere, dall'altro avevo voglia di discutere con alcuni dei miei, perché il dato vero è che noi abbiamo un import-export con la Germania più o meno totale di 100 miliardi, ed è più o meno pari, 50 e 50, quindi è un... Ovviamente Italia e Germania sono paesi legatissimi, se ci succede qualcosa in Germania per noi è un problema, il nord-est è totalmente collegato, non soltanto il nord-est, ma insomma l'interscambio tra Italia e Germania è strepitoso, è strabiliante. Bene. Nel 2015, cioè nel primo anno in cui l'Italia finalmente fa il segno più, l'Italia ha aumentato l'export verso la Germania dell'1%, ma ha aumentato l'import del 7%. Che vuol dire? Vuol dire, paradossalmente, che l'Italia ha visto il proprio PIL diminuire dello 0,2%, in virtù del maggiore aumento dell'import con i tedeschi. Voi sapete che l'import ha un effetto depressivo sul PIL. Non so se sto annoiando con i numeri e le considerazioni economiche, ma in questi due anni ho fatto uno stage molto approfondito e un master, diciamo, PhD, il PhD Palazzo Chigi. Il concetto è che se tu aumenti l'import con un paese, di conseguenza ti si riduce il PIL, perché l'import ha un effetto negativo sul PIL. Allora, avendo noi fatto più 7% di import e soltanto più 1% di export, cioè sostanzialmente l'aumento dei consumi in Italia ha portato a comprare roba tedesca, noi abbiamo dato circa 3 miliardi e mezzo in più all'interscambio con la Germania, ma questo vale lo 0,2% in meno del nostro PIL. Ovviamente ne sono ben felice, perché è il segno che ripartono i consumi, magari sono macchinari e quindi le aziende ripartono, magari sono auto... Abbiamo fatto il record delle auto italiane, questo vorrei essere chiaro, anzi qui ce l'ho, così lo do come numero, ed è un dato assolutamente straordinario. Però il punto, sto cercando il dato del, insomma, lo presento a Marchionne almeno, eccolo qui, auto prodotte in Italia siamo passati da 388.000 a 675.000. Tra l'altro alcune delle auto prodotte in Italia, la Jeep che si fa in Basilicata si vende in America, e se uno avesse detto che la Jeep veniva fatta in Basilicata per venderla in America, se ce l'avessero raccontato 20 anni fa non ci avrebbe creduto nessuno, e questo è merito del talento e del genio di Sergio Marchionne. Detto questo, però, prego, 2013-15, comunque questi dati, così faccio pubblicità, la ringrazio moltissimo, i dati sono ANFIA in questo caso, ANFIA, Associazione Nazionale, sì, quindi... nelle slide che lei troverà sul sito www.palazzochigi.it troverà tutte le fonti dettagliate con l'elenco dei numeri, mentre invece i dati che ho dato a Armellini sono tutti miei, quindi sono peraltro verificabili in un confronto all'americana con Armellini o con ciascuno di voi, magari di fronte a un caffè, non qui. Comunque la sintesi finale è: io non ho mai detto che, o meglio, io dico che il debito PIL va giù dal 2016, credo che sia un nostro obiettivo, la curva deve scendere. La mia filosofia della flessibilità è che se anche scende un po' più piano di quello che prevede il fiscal compact è comunque un fatto positivo. L'importante è che scenda, perché è giusto che sia così. Sì, buongiorno Presidente, sono Simen Ekern di Morgenbladet dalla Norvegia.
Una domanda ideologica. Oggi vediamo vari movimenti di sinistra o di sinistra populista in Europa, Podemos, Syriza, il nuovo movimento di Varoufakis. Lei come vede questi movimenti e che futuro vede per il centrosinistra tradizionale in Europa in questa situazione? Può trovare soluzioni per elettori arrabbiati? Che ruolo può giocare lei e l'Italia in questa situazione europea? Una bella domanda. Sarebbe interessante innanzitutto risponderle dopo che capiremo che cosa accadrà in Spagna, perché a mio giudizio quello è un tema molto, molto delicato. Ho già detto che ciò che accade in questo bellissimo paese che è la Spagna è il principale spot per la legge elettorale che abbiamo approvato in Italia. Cioè, se avessimo voluto immaginare uno spot, non avremmo dovuto pagare un regista, un produttore. Invece la situazione di stallo che si è verificata in Spagna, le ricordo che quando noi abbiamo iniziato, molti mi dicevano: metti il modello, fai l'Hispanicum. Vi ricordate la discussione 2 anni fa sulla legge elettorale? Ma lo dico perché è evidente che quella vicenda lì chiama alla prova non soltanto il mio amico Pedro Sanchez, cui faccio i migliori auguri di in bocca al lupo, ma anche Podemos, e vedremo che cosa farà, se accetterà, non accetterà, se si asterrà, vedremo quello che accadrà nel corso dei prossimi mesi. Invece la domanda più ideologica, come la chiama lei, i modelli di sinistra radicale che hanno vinto, penso Alexis Tsipras, poi hanno assunto una posizione sanamente riformista, pragmaticamente riformista. Se vuoi cambiare le cose, devi cambiarle, non devi parlarne. E su questo credo che si giochi un dibattito storico tra la sinistra riformista e la sinistra massimalista, che in Italia potrà far scrivere e continuare a far scrivere libri su libri. Invece dal punto di vista della vicenda europea faccio una rapida carrellata: più che i movimenti di sinistra estrema mi preoccupano i movimenti di destra estrema, non perché ce l'abbia più con la destra che con la sinistra, ma perché mi paiono alternative più forti in alcuni paesi. Noi votiamo in Irlanda, in Slovacchia, vedremo quello che accadrà in Spagna e ci saranno altri paesi, ma soprattutto nel 2017 si voterà a marzo, credo, in Olanda, con la nuova Costituzione, se ho capito bene, con il nuovo procedimento elettorale, sarà molto importante capire soprattutto chi arriva primo, perché ho capito che è cambiato il modello di consultazione. Si voterà in Francia. Considerate che il G7 in Italia di maggio sarà il primo G7 dopo l'elezione del nuovo presidente americano e dopo l'elezione in Francia, e si voterà a settembre in Germania, credo a settembre, no? In Germania è già fissato. Quindi va capito se i movimenti di estrema destra avranno qualche presa in alcuni dei paesi che ho appena citato. La sinistra europea è molto in difficoltà, inutile fare discorsi strani. Di che parliamo? Abbiamo detto che il problema è l'immigrazione. Sull'immigrazione, dentro il PSE ci sono posizioni in alcuni casi più simili a quelle di Orban che a quelle della Merkel. Banalmente così. Cioè, il contenitore del Partito Socialista Europeo è un contenitore che ha bisogno di ripensare se stesso. Io credo che si debba appoggiare lo sforzo dei dirigenti, dei leader del Partito Socialista Europeo a tutti i livelli, quelli che stanno in Parlamento Europeo, a partire da Martin Schulz, Gianni Pittella, quelli che stanno nelle istituzioni, nella Commissione, a partire dal primo vicepresidente Frans Timmermans, a partire da quelli che stanno poi al governo dei paesi, anche quelli più piccoli, penso al mio amico Joseph Muscat di Malta, o da Malta alla Svezia. Noi abbiamo dei leader che stanno dentro il PSE, per cercare di fare del PSE un partito vero, un luogo di confronto vero. In questo senso la mia proposta per fare le primarie per il prossimo candidato non è tanto finalizzata alle primarie in quanto tale, ma a un modello che consenta una campagna elettorale sui contenuti, il rapporto con la gente.
Apprezzo molto la scelta del presidente François Hollande di convocare tutti noi il prossimo 12 marzo a Parigi, all'Eliseo, una richiesta che, come sapete, avevo fatto, e discuteremo, verificheremo. Però ecco, la sinistra nel mondo che cos'è? Per me non è la sinistra massimalista, per me è, storicamente lo sapete, per me è Tony Blair, è stato Tony Blair, è stato Bill Clinton, è oggi Barack Obama, e c'è bisogno di una sinistra, è, come dico scherzando con il mio amico Santos quando sono stato in Colombia, il primo ministro, il presidente della Repubblica, il primo ministro, il presidente della Repubblica colombiana, che dice che lui e io siamo la terza via con allegria, che è la sua definizione di terza via clintoniana, obamiana, ma che riguarda, credo, tutti i paesi che hanno voglia di avere un ideale di giustizia che qualcuno può definire kennediano. Io mi sento di sinistra perché nel profilo kennediano, clintoniano, obamiano, non certo perché penso al massimalismo di alcune delle figure della sinistra europea, che peraltro tradizionalmente non vincono neanche le elezioni di condominio e quindi non cambiano. E io penso che essere di sinistra significhi cambiare. Se non cambi è la conservazione, è la destra. Un partito che non cambia si chiama destra, un partito che cambia si chiama sinistra. Come si cambia è la vera scommessa e la vera sfida culturale. Andiamo sull'America. Sì, poi torniamo però a Roma dopo, perché sono, cioè, io non ho fatto le slide, però a una certa ora mi mandate via, vero? Cioè, no, la porto alla fine. No, del se lei mondo, dice guarda. No, le segnalo che c'ho fuori delle forze armate pronte a intervenire. Cioè. La porto alla fine del mondo, così si rilassa. Vorrei un suo. La presenza di Piller mi fa rilassare in automatico. Grazie. No, vorrei. Sono una giornalista argentina, giornale pagina 12. Vorrei un suo bilancio della visita che ha fatto recentemente all'Argentina, è incluso in questo. Se lei pensa che i rapporti economici tra l'Argentina e l'Italia saranno facilitati, diciamo così, per l'accordo sui tango bonds, che non è ancora approvato dal Parlamento comunque. Lei, grazie. Come sa, come lei forse sa, io sono un grande estimatore di Macri, credo che la sua determinazione, la sua spinta e il suo desiderio di cambiare l'Argentina sia davvero apprezzabile. Maurizio ha fatto molto bene in sindaco, io l'ho conosciuto allora, conosciuto a Copenaghen tra l'altro durante il COP 20, il COP 19, cos'era, il COP 20, non mi ricordo. Abbiamo avuto una due giorni molto intensa con gli amici argentini, io credo che ci siano tutte le condizioni perché l'Argentina possa essere davvero una delle sorprese in positivo dei prossimi anni. Non dimentichiamo che l'Argentina, che ha vissuto grandi problemi, è comunque membro del G20. Credo che Maurizio sarà presto in Italia nei prossimi giorni e sarà anche l'occasione per salutarci di nuovo, ma dal mio punto di vista l'accordo con i Tango Bonds è una cosa fondamentale, perché restituisce all'Argentina la possibilità di attrarre investimenti internazionali. E spero che il Parlamento lo approvi. Come sapete, il Parlamento in Argentina, in un sistema presidenziale, è un passaggio non semplice per il Presidente, ma la mia opinione è che se quell'accordo andrà avanti sarà un bene per tutti. L'Argentina, dopodiché, l'Argentina è un paese in cui, cioè, Buenos Aires ha più italiani che Bologna, per dare un'idea. È un paese strepitoso, straordinario, ed ha delle ricchezze infinite, non soltanto economiche, anche economiche, ma innanzitutto delle ricchezze valoriali, culturali. Io sono molto molto ottimista sul fatto che l'Argentina possa riprendere il volo e credo che Maurizio sarà sicuramente decisivo in questo senso. Per annullare la radio francese, c'è un problema con il mio... No? Volevo chiedere al nome delle radio e televisioni francesi che sono qui, se potevo porre la domanda in italiano e che ci risponda in francese, perché siamo diversi. Breve. Allora, in questo momento lei sente o meno la Francia come un paese alleato per rilanciare
l'unità dell'Europa nel senso del spirito dei padri fondatori, e parlo di Pitotet. Absolument oui, je pense que sans la France il n'y a pas l'Europe et je crois que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et nous avons beaucoup de projets sur l'économie, sur l'innovation, sur la technologie avec François, Manuel et tous les amis qui sont dans le gouvernement de la France, mais je crois aussi que nous avons besoin d'une stratégie idéale. Donc je vais présenter à François dans les prochains jours un très grand projet sur l'esprit des Ventotene. Ventotene, c'est un petit île qui est dans le cœur de l'Italie et qui est la place dans laquelle nous avons écrit pour la première fois les principes des États-Unis d'Europe. Donc j'espère que nous pouvons travailler ensemble aussi dans ce secteur idéal, mais la France c'est fondamental dans l'histoire de l'Europe et je crois dans le futur de l'Europe. Vuol darci il riassunto in una frase? Credo che lo abbiano... Vero. Vorrei essere chiaro, già conoscete il mio inglese e francese. Vi suggerirei di non mettermi alla prova con il tedesco. Comunque, in sintesi estrema, sicuramente senza Francia non c'è Europa. E credo che ci siano numerosi campi, settori di lavoro comune con il Presidente della Repubblica, con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Più in generale credo che ci sia però bisogno anche di un grande investimento ideale e su questo profilo, quindi lo dico in italiano, anche a beneficio degli altri, davvero il progetto Ventotene è un progetto grande, ci costerà circa 80 milioni di euro. Ma sarà un progetto nel quale io credo fortissimamente, perché una foresteria per 100 giovani che tutte le settimane, scelti tra i migliori in Europa, noi chiederemo ai nostri ambasciatori, ma anche all'Unione Europea, di andare a individuare in ogni paese l'elite della classe dirigente giovane, un po' come fanno altri paesi, no? Il programma International Visitors negli Stati Uniti o altri programmi del genere, per presentare, per portare in Ventotene, nell'isola di Ventotene, nel cuore di Ventotene, un principio che è il principio dell'idea europea. Scusate se su questo sono un po' noioso, ma l'Europa non è stata fatta soltanto per tenere insieme il deficit o il parametro di Maastricht, parametro che, aperta parentesi, noi rispettiamo, chiusa parentesi, no, perché deve essere chiaro che noi rispettiamo e siamo tra i pochi a rispettarlo. Potrei fare l'elenco di quelli che non rispettano. L'Europa è nata per un ideale. Poi i grandi padri fondatori capirono che potevi tenere insieme l'ideale se mettevi il carbone e l'acciaio. Cioè la grande intuizione degli Adenauer, dei De Gasperi, di tutti coloro che allora ebbero l'intuizione di creare l'Europa, era che il carbone e l'acciaio diventavano lo strumento per inseguire un ideale. L'obiettivo non era il carbone e l'acciaio. Allo stesso modo oggi il problema non è l'euro. E poi non è Schengen, euro e Schengen sono strumenti per condividere un ideale. E se noi perdiamo l'ideale siamo finiti. E da questa parte, lo dico perché qualcuno di voi ha scritto, naturalmente nel rispetto che si deve alle vostre opinioni, che qui c'è uno che lo fa per il consenso, la battaglia in Europa. Chi dice che lo faccio per il consenso, perdonatemi, è totalmente fuori dalla realtà. Se c'è una battaglia di cui non vedremo la fine, è esattamente questa. Altro che consenso, è la battaglia per ritrovare uno spirito europeo. Io sono un genuino e, lasciatemi dire, idealista europeista, ma lo dico perché oggi se non recuperi quello spirito lì l'Europa è finita, con conseguenze anche di natura economica, perché poi alla fine un mercato di 500 milioni sta insieme non soltanto perché sei un cliente, sta insieme perché sei un cittadino. Se smetti di essere cittadino il mercato lo saluti, questa era l'intuizione del 57, anzi ancora prima. Non le chiedo di farmi la dichiarazione in greco, per ovvi motivi. Sono Kaloskaia Agathos e due versioni del passato, diciamo. Quindi. Va bene così, ben augurante. Sono Andrea Fingerlaxis dell'agenzia stampa ANA di Atene, da Gualfa. Uno, come sono i suoi rapporti con Tsipras? Ci sono comuni sensibilità sull'austerità, sulla crescita, sull'immigrazione? E ha parlato del film italiano a Berlino, Rosi ha detto dedico agli abitanti di Lampedusa e di Lesbo, e ha chiesto che venga dato il per la pace. Lo sostiene? Beh, dal punto di vista dei rapporti con Alexis sono molto buoni, nel senso che credo che lo sforzo di Alexis di cambiare la Grecia sia uno sforzo serio, sia uno sforzo sostanziale.
e per parte mia farò tutto quello che è nelle mie possibilità e l'Italia farà tutto quello che è nelle sue possibilità per dare una mano. Quando c'è stato quella terribile notte del 10 luglio o qualcosa del genere, la tensione al Justus Lipsius, noi ci siamo schierati fortemente dalla parte non della Grecia ma dalla parte dell'Europa, perché un'Europa senza la Grecia non perde soltanto uno dei 28 membri, ma perde soprattutto quel patrimonio strepitoso e ideale che è il patrimonio del popolo greco e che continua a essere un patrimonio per il presente, non soltanto per il passato. Di conseguenza io sto dalla parte di Alexis, spero che Tsipras accetti di entrare nel Partito Socialista Europeo, perché abbiamo bisogno di lui e perché penso che lui abbia bisogno di un Partito Socialista Europeo degno di questo nome. Naturalmente è un'opinione mia personale questa, che non vuole impegnare altri. Rispetto ai premi Nobel per la pace, beh, io credo che per un film ovviamente l'Orso d'Oro sia uno dei premi più prestigiosi. Riguardo al premio Nobel per la pace, anche soltanto fare auspici porta male, per cui anche soltanto a livello scaramantico, non dico una parola in più, saranno i giurati di Stoccolma e di Oslo a dover decidere. Sono Matilde Schwabineda della Radio Televisione Austriaca. Una breve domanda sui rifugiati e sul tetto imposto dall'Austria. Sono 80 adesso gli ingressi fissati, è un numero che forse ulteriormente sarà pure abbassato. Quindi che cosa ne pensa, che cosa pensa di fare di fronte a questa sfida per l'Italia? Beh, le ripeto quello che ho detto venerdì scorso quando abbiamo ospitato, due venerdì fa, quando abbiamo ospitato Werner Faymann a Palazzo Chigi, il cancelliere austriaco. La situazione in Austria è oggettivamente molto difficile, lo dico per chi fa benchmark internazionale o comunque sui numeri italiani. Gli austriaci hanno più richiedenti asilo degli italiani. Se voi pensate che l'Austria è più o meno un terzo, quanti abitanti ha adesso l'Austria? 8 milioni e mezzo. Solo 8 milioni e mezzo? Bene, quindi stiamo parlando di un sesto, no di più, un settimo, anche quasi un ottavo degli abitanti italiani. È evidente che pensare che in termini assoluti abbiano più richiedenti asilo che l'Italia la dice lunga sullo stato dell'arte a Vienna. E tuttavia io ho detto anche dal primo giorno che l'ipotesi della chiusura del Brennero è un'ipotesi davvero sbagliata nella sostanza e anche nel valore simbolico. Come voi sapete, il Brennero è storicamente uno dei fronti delle guerre mondiali, vorrei dire delle guerre civili europee, se mi passate questo termine, un po' come il confine franco-tedesco. Forse meno simbolico per il valore che ha l'area tra Francia e Germania, ma comunque molto significativo per tutte e tutti noi. Non a caso in quella regione, guidata molto bene dalla provincia autonoma di Bolzano, da Arno Kompatscher, noi abbiamo un'autonomia particolarissima all'interno dello statuto delle regioni a statuto speciale. La provincia autonoma di Bolzano ha una propria autonomia ulteriore. E aggiungo che alcuni dei progetti più interessanti dal punto di vista infrastrutturale, uno dei progetti più interessanti è proprio il progetto del Brennero, che abbiamo finanziato anche recentemente, un progetto transeuropeo di grandissimo valore, di grandissima portata. Dunque la chiusura del Brennero diventa un fatto simbolico e politico per noi assolutamente sbagliato. Si tratta probabilmente di avere una strategia globale, da un lato comprendere che il problema esiste, chi dice a Faymann il problema non esiste fai conti male con la realtà, ve li ho detti prima i numeri e la differenza, dall'altro non possiamo però nemmeno accettare che si torni al principio delle barriere o delle quote per i richiedenti asilo. Spero che da qui al prossimo Consiglio europeo, ma non sarà facile, ci possa essere un lavoro molto serio da parte di tutti i paesi europei per riuscire a rimediare alla questione, al problema austriaco, e in questo torno al principio di cui parlavamo prima: o c'è solidarietà da parte di tutti o non si va da nessuna parte.
non è una polemica contro alcuni paesi piuttosto che altri, ma tu non puoi immaginare che la Germania, l'Austria, la Svezia, l'Italia si carichino in autonomia tutti i problemi dei migranti e dei rifugiati e contemporaneamente poi siano anche quelli che economicamente aiutino tutti gli altri. È un meccanismo che non può funzionare. Allora io spero che non si arrivi alla chiusura, spero che si superi rapidamente questo meccanismo del tetto, che è un meccanismo che va contro i principi dell'accoglienza, perché qui non stiamo parlando di un tetto ai migranti, ma di un tetto ai richiedenti asilo, che è un tema quindi particolarmente complesso, e dico che spero che l'Europa torni ad essere quella che costruisce infrastrutture di vario genere, perché una delle infrastrutture più importanti, presenteremo la settimana prossima, per noi non è un'infrastruttura stradale, ma è l'infrastruttura della banda larga, che sarà presentata il nuovo step la settimana prossima. Però ecco, pensare che il Brennero, dove noi stiamo lavorando per il tunnelone, super tunnel, diventi un simbolo di chiusura, è veramente un qualcosa che colpisce al cuore l'idea stessa di integrazione. E già che ci sono, faccio l'ennesima pubblicità a Progresso, a proposito di infrastrutture, so che i giornalisti stranieri non ci crederanno e quindi metto in conto il vostro disincanto, ma così come è vero e si è finalmente inaugurato la variante di Valico, e chi di voi ha fatto la strada tra Firenze e Bologna, so quanti di voi hanno visitato Firenze e Bologna in macchina, fatela però allora, cioè, se nessuno ci è andato, meno male, il vostro presidente l'ha fatto, quindi fatelo anche voi, mi raccomando. Così come sembrava impossibile, con appena qualche annetto di ritardo si è concluso i lavori e adesso si risparmia mezz'ora, oltre che un sacco di curve per i bambini, tra Firenze e Bologna, so che non ci crederete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria, tenetevi forti, e a tutti quelli che hanno fatto saremo costretti a fare un pezzo da Salerno-Reggio Calabria, guido io, così anche se la strada va bene vi sentirete male lo stesso. Un'ultimissima domanda? Pensavo fosse alla fine, avevo chiuso per... L'ultimissima. Il 2016, però se lei guarda la variante di Valico, lo stesso fu la variante di Valico. E la variante di Valico adesso è aperta. Non c'è più Ronco Bilaccio in Italia, scherzavo, perché non c'è più quel casello. Io pensavo di aver chiuso, invece faccio l'ultima domanda a lei. Tornando alla domanda prima, se succedesse Brexit, cosa sarebbero secondo lei le conseguenze, gli effetti negativi per l'Europa, Italia, anche il Regno Unito? Posso essere, visto che siamo stati un'ora e mezza insieme, senza slide, mi permetterò di essere sincero e brutale con lei. Sì, come no. Le conseguenze saranno peggiori per i cittadini inglesi che non per i cittadini europei. Nel senso che noi speriamo che ciò non accada, ma se dovessi fare una previsione, se UK esce dall'Europa, il problema principale sarà per UK, per le sue aziende e per i suoi imprenditori, per i suoi cittadini. È il motivo per cui io sono convinto che alla fine il buonsenso prevarrà, perché, detta male, non è soltanto, secondo me, giusto che UK rimanga in Europa. Secondo me è utile in particolar modo per loro. Grazie, venga più volte, Presidente. Scusa, io sono scritto. Grazie, ma abbiamo fatto fanno fermo dozzina, però mi dispiace. Torno quando faccio i 4 anni. Grazie. Le posso lasciare una cosa stampata dalla stampa? Lei sa, è venuto.